Sabri e Pica. Il libro della felicità. Su Amazon. E in tutte le librerie. E buongiorno mie amate fussole. Come state? Spero tutto bene. Guardate che oggi ho la cuffia inabbinata con la felpa. Ma quanto sono... Guardate che oggi ho la cuffia abbinata col cappellino. Che bello. Allora, qui con noi oggi c'è il nostro amico Puntro. Puntro. Il nostro amico Punto Andre. Ciao Andre. Per piacere vorrei essere chiamato dottor Puntro Andre. Dottor Puntro Andre. Però non è qui con noi, a dire la verità. No, non è qui con noi, ma voi lo vedete qui. O qui. O qui. Vabbè, in uno di questi punti troverete il dottor Puntro Andre. Deve essere un punto abbastanza grosso perché sono grasso. Sì, punto sì, e virgola facciamo. Sì, mi ha preparato un quiz che ho fatto con Giulio, molto molto divertente, che si chiama "Quanto conosci Instagram dei tuoi amici?". Siccome io non conosco molto bene l'Instagram dei miei amici, ho chiamato qui il mio assistente che mi darà una mano quando è finito di prendere calci il cestino. Sto cercando di salire sulle sedie ma continuavo a scivolare. Mi pare di capire che lui sia un esperto invece. Non so. Io passo le giornate su Instagram. Possiamo dire che io non scorro mai la home. Sicuramente puoi aiutarmi tu. Ok. Perché io veramente non scorro mai la home. Beh, io ho delle spiccate capacità deduttive. Attenzione, è successo qualcosa lì, eh? Siamo prontissimi, Andre. Abbiamo... Andre, ma tu sai come mi chiamo? Sì, è questo Puntro che mi ha un po'... Ma qual è lo scopo? Qual è il... Allora, lo scopo è questo. Cioè, voi non lo potete vedere, ma Andre ci sta scrivendo le parolacce. Ah, ecco, è quello che vediamo noi. Andre ha preso delle foto su Instagram dei miei amici, ho compreso te. Ok. Ha tagliato... Che però non sono tuo amico. No, ha tagliato dei pezzettini, okay, che saranno neri e noi dobbiamo indovinare chi o che cosa c'è in questo pezzettino che nero. Che era un po' la stessa cosa che faceva la mia bisnonna, che andavamo a trovare, ci faceva vedere le foto e lei con le forbici aveva tagliato via intere persone. Perché magari le stavano antipatiche. La tua bisnonna faceva la youtuber? Ridere. No. Vai, ci siamo. Allora, io inizierei con la prima foto presa di un noto personaggio storico, ovvero Mr. Sì. Ferruc. Un noto... Qualcuno dovrebbe conoscere. Io la so la foto. Ha in mano una tesi, quindi è qualcuno che si è... Sei appena sicuro? Laureato. Sì. Vai. Il buon Ferruccio è stato inviato ad un evento unico alla quale solo le somme menti sono state invitate. Con chi avrà avuto l'onore di scattarsi una foto? Con Simone, con Alessio o con Claudio Rauretta? Allora, vado a logica. Alessio non si è laureato. Vabbè, puoi dirlo anche con un po' più di tatto, eh. All'università della strada, sì. Ok. Claudio Rauretta... se si fosse laureato, Ferruc magari aveva ancora i capelli. Quindi io me la gioco su la laurea di Simone. Vediamo un po'. Non so. E bam. Non so. Grande. Questa era facile, era facile. Però era facile. È stata la mia logica. Simo è il fratello di Ale. Sappi che i quiz andranno sempre più difficili. Ma poi chi è questo tipo qua? Aspetta, c'è il tipo dietro delle pulizie. Salutiamolo. Ciao tipo delle pulizie. Ciao tipo. Sta cambiando l'estintore. Si chiama Francesco. Ok, vai, la prossima. Sono gasata. Abbiamo sempre il nostro buon uomo Sure Ferruccio. Ah. Però qua la difficoltà già sta aumentando. L'esploratore, allora, Ferruccio. Allora, bisogna dire che mio papà le fa tutte di schiena le foto. Quindi potrebbe essere qualsiasi foto del suo profilo praticamente. Dovrei prendere come consiglio questo qua. Dovrei iniziare a farlo anch'io. Sarebbero molto meglio. L'esploratore Ferruccio, stanco dopo l'ennesima impresa, decide di prendersi una pausa e godersi una stupenda vista che gli si propone dinanzi. Cosa vedono i suoi occhi? Un lago, una vetta montuosa o un parco divertimento? Allora, un parco divertimento no, perché sennò ti ricorderesti anche tu, perché la foto sarebbe insieme a te. Io mi ricordo di questa foto. Potrebbe essere un lago o una vetta montuosa? Ti dirò di più, a dir la verità, dato che conosco il posto, potrebbero essere entrambe le cose. Ok, dammi un piccolo indizio. C'entra la montagna. Una vetta montuosa! No. Allora, ma sei babba, ha detto, però. Cioè, ha detto cambio. Montuosa. Un bel lago. No, è un lago. Ed è un fantastico lago. E ho capito, tu mi dici che c'entra la montagna. È un lago di montagna. E ho capito, la vetta montuosa. Vabbè, Ferruccio, ma scusa, ma che aiuto anche se lui le sa. Però tu, posso dire una roba? Me la ricordavo. Io ho detto una montagna, ma io vedo una montagna. Può valere, dottore. Anche perché Ferruccio non sta guardando in giusto. Guarda, no, Andre, aspetta, guarda bene la mia faccia, Ferruccio. È improntato così, ma gli occhi non ce l'ha in giù, ce li ha in su. In realtà sta guardando la montagna. Seguendo gli occhi di Ferruccio, cioè, se tu guardi qui, sta guardando questa signora qui che c'è una bella tusa. Ah, in realtà, se proprio okay. Vuole vedere il furbetto. Va bene, questa l'ho persa.
Va bene. Vabbè, facciamo mezzo punto, dai, così, perché mi spiace. Mezzo. Grazie, dottore. Siamo già arrivati al pezzo forte del video, ti avviso. Perché ora spunta un soggetto che... Allora, ti posso già dire che Andre con quel papillon era il matrimonio di mia mamma. Okay. Quindi adesso lui mi darà delle opzioni che sono persone che sono al matrimonio di mia mamma. Allora apra bene le orecchie. Nei suoi brevi anni da spogliarellista, Andre ha acquisito fama e popolarità tutto grazie al suo maestro. Chi è tale maestro? Tommy, Giulio o Rocco Siffredi? Allora, Rocco Siffredi non c'era al matrimonio. Anche di se mia sarebbe mamma. Un ottimo maestro, credo. Cavolo, potrebbe essere sia Giulio che Tommy. Io perché c'erano tutti e due. Io te la butto lì, secondo no, me Tommy. Per me no. Io, tu dici Tommy mio fratello, quindi. Sì, non so come mai mi immagino Tommy lì dietro. Perché so che Tommy è uno che magari può apprezzare questo spettacolo. No, io invece Magic vado Mike. Con Giulio. Vediamo chi ha vinto. Quindi uno dice uno e uno adesso dice adesso è diventato l'altro. Così. Beh, tu che stai giocando. Sono tre opzioni. Sì, sì. Però non è Rocco Siffredi. Ah, grazie. Se adesso siamo... scontorno e c'è Rocco Siffredi muoio. E la Sabri vince la perché mio fratello non si sarebbe mai messo a fare una foto ma così. Ma di brutto con me. Conoscendolo. Non saprei. E quindi, bella. A 300.000 like Tommy posterà le foto di lui col papillon. Sabri vince questo round. Passiamo con la prossima che, ahimè, è ancora un modello. Eccolo qui. Allora, ancora Andre che sta indicando qualcosa. Allora, finalmente, lasciando i suoi inibitori, Andre è invaso da un eccessivo livello di euforia e ci tiene a mostrare indicando con il dito il motivo di tale gioia. Cosa starà indicando? Allora, io conosco una folla di fan, le foto di l'enorme incrocio di Shibuya o una vetrina di dolci? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Beh, però... voi che controllate il mio Instagram. Allora, aveva già la maglia nemico.andre e aveva però la catenina vecchia. Quindi io vado con l'incrocio di Shibuya. Può essere, però c'è una luce strana per essere all'aperto. È vero. Però se in pieno giorno potrebbe essere. E sbam, invece no. No! Ma quanta gente c'era? Ma che amici siete? Oh mio Dio, che piccola! Ma quanta gente c'era la Game Suite? No, era un mio evento. No, era il mio evento. Mamma mia, quanti. Beh, qui è un disastro. Non abbiamo indovinato un bel niente. Sì, effettivamente. No. Però hai visto potete la mia curva. Potete forse rifarvi con lui. Attenzione, Cere. Mamma mia, Latin Lover. Cere. Dopo ore e ore di pedinamenti e appostamenti, il buon vecchio Cere è riuscito a incontrare casualmente la causa di tante delle sue risate serali. Con quale famoso comico Cere è riuscito a farsi un selfie? Alberto Farina, Kevin Scannamanna o Frank Matano? Allora, la cosa bella è che Sabrina, anche se vedesse la foto, immagino che non sapesse. No, allora, Kevin Scannamanna no, perché è una cosa vecchia, invece è una roba molto nuova, quindi non potrebbe essere. Frank Matano o Alberto Farina? Alberto Frank Farina. Matano, raga, facilissimo, Alberto Farina. Anch'io. Ed è lui. Invece è? Chi è? Invece chi è? È Alberto Farina. Sì, è Alberto Farina. Che è il comico che fa? Sto aspettando che mi faccia effetto la marijuana. Bravo Cere. Vabbè, adesso sì, avanti. Adesso pica. Tu hai un minuto di silenzio. Oh sì, so già anche chi c'è. Amore, ma che faccia hai? Cosa hai visto? Un fantasma? Sei pronta? Vai. Allora, nonostante la faccia direbbe il contrario, Pika è stato nominato dalla rivista Men's Health l'uomo più irresistibile degli ultimi 25 anni. Quale donzella non è riuscita a scappare dal suo fascino? Sabri, Nikki o Andre? Questo è facilissimo. Io no. Io no, sei donzella, sicura? Vado con Andre. E invece no! A Torino Comics direi Nicola! Ma fatti i fatti qua tuoi. Qua si scoprono gli altarini. Per fortuna erano solo due sorelle, se no mi toccava ampliare i miei orizzonti. Avrei detto Andre. E invece, però ti puoi rifare. Anche qui, perché so tranquilla. Che siete molto legati. Questo è facilissimo. Allora, ha un pass addosso e una mano di un uomo sulla non spalla. Ti dico solo che nel pass si vede dove sono. Potresti essere anche. Non è che se ti inclini vedi meglio, è una foto. Allora, far ridere non è solo un'arte, è anche un dovere. Difatti Pika è riuscito a strappare un enorme sorriso ad un comico di eccellenza. Di chi parliamo? Lino Banfi, Mago Forest o Roberto Benigni? Ti do un indizio. La so. Yuri Keki. La so perché non è Roberto Benigni dove l'avresti incontrato. Non è... cos'è il primo? Lino Banfi, no? Ma è Mago Forest.
Bene, 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 proprio lui. La sapevo, ma guarda come sei Michele. Sexy, il bocconcino. Vogliamo dire in realtà perché ma la sapevi. Ma quanto sei buono. La perché l'ho appena postata. Perché l'ha postata una settimana fa. L'aveva ripostata da poco. Vabbè, allora andiamo con quella più difficile su Pika. Questa è tosta, qua sei in gita, hai uno zaino. Sì, qua siamo andati un po' indietro nel tempo. E hai sempre un pass addosso, quindi stavi lavorando. Sì, ti dico dov'ero? A Lucca Comics. Quindi potrebbe essere un cosplayer o qualsiasi persona. Così lo aiuti tantissimo tu. Tra le noti passioni di Pika, come il cinema, la magia, la musica, Andre e chi più ne ha più ne metta, troviamo anche la passione per le serie TV. Con quale personaggio del telefilm si sta intrattenendo Pika? Walter White, Leonard Hofstadter o Jennifer Aniston? Può essere qualsiasi cosa, però conoscendo te... Guarda come sono contento. Non mi sembri molto contento. Allora andrei con Walter White. Ed è... Ho sbagliato il tasto. Brava, cavolo. Ed è Walter White dei poveri. No, giusto. È tipo la sua serie preferita. Sì. Poi ci assomiglia anche il tizio. È uguale, sì. Allora aumentiamo un po' la difficoltà, che vedo che qua sono troppo facili. Andiamo ancora più indietro nel tempo. Oddio, quanto è piccola. Andiamo con una giovane... Un cavallo! Ah, un cavallo! Col tempo tutto cambia. Outfit, carattere, amicizie, amori. Solo una cosa non cambia mai: le passioni. Su cosa è seduta questa giovane Nicole del passato? Una sdraio, il suo cavallo o un gioco al parco? No, non c'è è un cavallo. Non è un cavallo, perché come farebbe a essere seduta così? È un gioco al parco. Cos'è la prima? Una sdraio, il suo cavallo o un gioco al parco? È assolutamente un gioco al parco. Un gioco al parco. Uno scivolo. Mamma che forti! Mamma che forti! Ci hai provato quello? C'è anche la sua amica che viveva lì dentro. Sì. Esatto, poverina, andava i soldi e gli portava per il cibo ogni giorno. Vabbè, vabbè, andiamo un po' più difficile allora. Qua testiamo la memoria. Stiamo giocando a bowling. Te la ricordi? Sì, ma allora lo sai veramente. Stiamo giocando a bowling con la Gloria. E allora se lo ricorda, è inutile fargli il test. Beh, questa, non l'avrei mai detto che se mi sarebbe ricordato un qualcosa di lei. Guarda come ero magra. Possiamo vedere tutto il mio Instagram, che non direi mai la stessa frase. Guarda io come ero la palla. Aia. Fa DJ. No, difficile. No, è facile, fidati. Seguendo le orme del suo senpai Tony Hawk, il caro Fa DJ si sta esibendo in sella al suo bellissimo skateboard. Dove avrà scelto di mostrare le sue prodezze? Al supermercato, al parchetto o alla Games Week? Sparo una bella Games Week. Anch'io direi. Troppo strani gli altri. Vero? E difatti è al supermercato. È al supermercato. Lori, ma non puoi andare al supermercato, dai. Non c'è scritto skateboard. Fuori. Troppo strani. C'è di solito i pattini. Vabbè, allora andiamo un po' più sul facile, va? Andiamo con la tua cara amica Franci. La Franci. Che tu ti ricorderai benissimo di questa foto. Vero? Pronti? Spoiler, no. Click, click. Dai, ma non l'ho mai vista. La nostra Franci è stata scelta come modella per uno shooting al naturale. In che posto è stata ritratta la nostra modella? Nella sua camera, al cinema o su un autobus? Su un autobus. Aspetta, dove può essere appoggiata se è su un autobus? Allora, al cinema non può essere perché la luce la colpisce da una parte, come se fosse un finestrino. Ah, sull'autobus! E difatti è un bel autobus con controne in modo cinema. La colpisce da una parte. Comunque ragazzi, il cinema non può essere perché la luce la colpisce troppo dall'alto, eh. Il cinema non può essere perché la luce la colpisce da una parte, come se fosse un finestrino. Ma è vero, la colpisce di lato. Ti potevo lasciare in camera tua, ne avrei indovinate di più. Come poteva, dove era appoggiata? Su un bracciolo. Ringrazia Pika per il tuo aiuto. Grazie amore. Io avevo detto cinema. Vabbè, allora torniamo un po' nel passato, una un po' più facile. Il caro buon vecchio Giulio. Il sorriso di Giulio è abbagliante e questo è merito di una persona specifica, l'unica con cui è perennemente sereno. Chi è questo soggetto misterioso? Peo. Sabri, Peo o Tommy? Sono io! Ed è Sabri? L'unica che rende sempre Giulio felice? No! E invece no! Dai! Infatti non me la ricordavo! Ed è Tommy! Giulio, fai schifo! Lui è sereno solo con Tommy, ci devi stare! Sei uno schifo, Giulio! Vabbè, ok, tranquilla, ti puoi rifare con l'altro nostro amico, Mr. Peo. Non ha una mano, poverino. Non ha una mano, poverino. Difatti. È Peo questo? Peo? Ma che dici? Ma non è Peo! No, non come non è? Iniziamo già malissimo se non riconosci che è Peo. E chi dovrebbe essere? Dopo ore e ore di disegno, finalmente il nostro giovane Peo si rilassa, anche se una nuova sfida sembra porsi davanti ai suoi occhi. Cosa sta afferrando Peo con tanta fierezza? Sta dando a mangiare un animale. Una birra, Mjolnir o un pannolino?
Una birra, un... Il Mjolnir, il martello di Thor. Il martello di Thor. Il martello troppo di Thor, tecnica, dici? Come domanda. Sì. Ed è il martello di Thor. Ah! Con questo mi sono rifatto sulla Francia. Ma l'ho detto io. No, l'ha detto lui. Ma tu hai detto, ma cos'è? E tu cosa hai detto? Tu mi hai detto il martello di Thor, io ti ho detto comunque quella. Comunque è un aiutante che dà tutte le risposte praticamente, è troppo facile così. Allora andiamo dove Pika non può arrivare. Ok. Ah. Sofia, ma poverina, cosa le è successo alle gambe? Ha mangiato poco. Ci sarà un motivo se la nostra mitica Sofia è stata nominata la campionessa italiana alle parallele, no? Non importa il posto. Sì, sì. Cos'è che ho scritto? Ok, non importa il posto, lei dà sempre spettacolo. Dove avrà scelto di esibirsi questa volta? Su un treno, in aeroporto o al supermercato? Allora, in aeroporto, perché lei è sempre in aeroporto. È sempre in aeroporto, in qualche valigia. È qui su un bel treno che ci fa vedere la sua spaccata. Facciamo schifo però. Vabbè, però vale, un mezzo di trasporto. È no? vero, solo dire, un mezzo di trasporto. Ok, ci riprendiamo con l'ultima. Dai, c'è l'ultima. L'ultima vale almeno 5 punti. Attenzione alla nonna. La nonna che non sta facendo. È al mercato. La nonna, allora, occhio, perché questa vale tanto, ma è difficile. Non smettere mai di sognare. Nonostante l'età della nonna, è stata scelta come promoter di un noto marchio di profumi. Il cliente ha scelto una location molto particolare e caratteristica della fragranza. Dove sarà scattando le foto la nonna? Al mercato, al mare o in Duomo? Io vado col Duomo. Potrebbe, dai. Scelta del Duomo? Sì. E invece è in Duomo. In Duomo! Grande nonna, sulle palle del toro. Vabbè, dai, ascolta, facciamo che nei commenti scegliete se siamo stati bravi o no. E se volete che facciamo un altro episodio, scegliete chi deve fare le domande a chi. Secondo te, Andre, quanto siamo stati bravi? Beh, tenendo conto che il 90% della risposta è Pika, direi che Pika è stato bravo. Sì. Beh, ci sono, cioè. Non è vero. Ci stanno, dai, anche le risposte. Io mi sbagliate. Sento che siamo stati bravi. Aspettiamo i vostri commenti e scrivete anche magari di chi vorreste vedere le foto e quindi quiz. Vi mandiamo un bacio gigante, quindi Ale vi manda un bacio. Io vi mando un bacio. No, e il dottor amico.andre vi manda un bacio. Ci vediamo tra qualche giorno perché adesso iniziano le vacanze di Natale con il prossimo video. Ciao amori! Bye bye!